Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Terenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren per un'altra settimana di LEC. Affiancati, ma virtualmente. Oggi, come potete vedere, ahimè, il mio gentile collega è in questo momento in reclusione forzata per via pandemica e quindi oggi dallo studio di PG Esports sarò io a darvi il bentornati, mentre ci terremo a distanza, non lo so, manine lontane, distanti. Bentornati per una nuova settimana di competizione. Bentornato, tra l'altro, considerando che Grazie, hai grazie. avuto una settimana di pausa dalla competizione europea. Ecco, A proposito, voglio per farti delle domande, perché che cosa è appunto. successo? Sono andato via ed è successo il disastro. Che cosa sta succedendo in questa Allora, classifica? posso spiegare, ci sono Sembra che stati ti abbia appena beccato mentre mi stavi facendo le corna, che cos'era? Ci sono stati un po' di problemi. Ci sono stati oggettivamente un po' di problemi la scorsa settimana. Ad esempio, una settimana 0-2 da parte di Fnatic, Excel e G2. Una settimana 2-0 da parte degli SK Gaming, che vanno quindi a distaccare in maniera anche particolarmente aggressiva i BDS, che rimangono sul fondo della classifica. E i BDS, nel loro essere in fondo alla classifica, sono al momento una delle poche certezze che abbiamo in Europa. Il che è assurdo. Cioè, capisco l'idea di vedere, ok, qualche settimana negativa per alcuni team, ma vedere una classifica che, tipo, fino alla terza posizione ci sono 2 punti di distanza dalla terza alla settima è proprio particolare come evento. Anche Soprattutto in perché Europa, soprattutto in questa fase di campionato, perché non è che dici siamo alla terza settimana, siamo alla quinta settimana. esatto, e questo è il punto. Con il girone di ritorno si parla intanto di un primo match che fino alla scorsa settimana avremmo definito il match of the week e non inteso come settimana, ma invece oggi con SK Gaming, che sono su questo trend ascendente, con Lord Gilius che continua a parlare di avere la sua comfort zone nei miracoli, per i BDS non sarà una sfida facile. E poi abbiamo comunque per tutta la giornata degli scontri che vanno a mescolare, stavo per dire, la parte centrale della classifica, ma è difficile pensare a qualcosa che non sia la parte centrale della classifica, fatta eccezione per i Rogue in cima e i BDS in fondo. Tutto il resto è un gigantesco minestrone. È quello anche però il divertente, cioè andare a Oh sì. vedere dei team che sono così vicini tra di loro. Un po', sai come sono io? Io un po' mi preoccupo quando non c'è un team sulla vetta assoluta che domina tutto quanto in maniera Fa da incontrastata. Per faro un quanto po' ci di siano. riferimento. Esatto, quando non c'è un vero e proprio riferimento. Ci sono i roghi in cima e sono molto convincenti, assolutamente. Li abbiamo visti finalmente tornare in forma. Sembrano essere, non dico quelli di una volta, ma almeno convincenti. Cioè di aver trovato la quadra per come funzionare dopo la durability patch. E adesso arriviamo a un punto del meta in cui la gente ha capito come funziona. Altri team invece si trovano sempre più in difficoltà, perché avevano trovato qualche strategia ad hoc che funzionava e ora ovviamente non funziona più. Non era Sì. una Beh, lettura corretta, era soltanto una, non una cisata, quasi una forzatura. è più che altro l'idea di essere letti. È più che il meta che viene letto, sono i team che iniziano ad essere letti dagli altri team. Abbiamo inoltre visto che, parlando di meta e quindi entrando anche un attimo in quelle che sono state le tendenze tra le selezioni dei campioni nella scorsa settimana, questa 12.12b è una patch un po' particolare, perché è una patch che non va a creare, ecco, anche qui nella patch, così come nella classifica, non c'è un primo posto che regna su tutti gli altri. Quindi siamo molto in una zona dove, più che un meta vero e proprio, ogni team cerca di giocare il proprio comfort, ogni team cerca, al di là appunto di pick che definiamo sì sempre verdi, ma perché sono neutralmente forti, non perché sono degli outlier più forti di tutto il resto in questa patch. Stiamo vedendo un sacco di Gnar, stiamo vedendo un sacco di Gangplank, stiamo vedendo Sylas trovare veramente un bel meta per atterrare correttamente. Però ecco, è più quali giocatori vogliono presentare questo stile di gioco e quali team si sentono a loro agio nel giocare attorno a questi campioni, che è un vero e proprio dobbiamo a tutti i costi mettere questo pick qui perché altrimenti abbiamo perso. Anche alcuni dei mostri leggendari del meta attuale, come Seraphine, Lucian Nami in Europa particolare, stanno trovando comunque dei limiti, stanno trovando finalmente non dei counter in altri campioni, ma in strategie che vogliono impedir loro di lavorare. E adesso immagino che comunque da questa settimana, visto che comunque è passata la settimana di 12.12b, dovremmo essere a 12.13 in teoria, ma aspettiamo la conferma da parte della regia per questo, visto che comunque abbiamo avuto quella settimana di mezzo che metteva di pausa.
non lo so, non è una garanzia, è soltanto una richiesta di informazioni, perché anche quella patch va a cambiare. 12.13, senza conferma Nila. La regia. Senza Nila. È ovviamente senza Nila, essendo la prima settimana del 12.13, ricordiamo, i nuovi campioni almeno 2 settimane devono passare prima che possano essere effettivamente giocati all'interno del competitivo. Più che normale, sì. E sarebbe il caso di metterlo anche in solo più questa cosa magari? Beh, ti andrò a dire, magari in Ranked, sì, magari per la solo Q, sì, nello specifico, sì, sarebbe un'idea anche interessante, ma lì ci sono un po' di altri problemi che vanno sistemati nel frattempo, ma una marea di problemi. Considerazione personale, condivisa da tante persone, quasi tutte praticamente, ma comunque rimane una considerazione personale. Parlando della 12.13, sono stati fondamentalmente 2 i campioni che hanno subito a livello di bilanciamento negativo, e sono 2 campioni che stavano monopolizzando un po' troppo il meta competitivo, e stiamo parlando di Corki e Volibear, dove per Corki il cambiamento va ad aggredire la sua identità competitiva nello specifico, ma va ad aggredire molto la sua forma AP rispetto ad una forma AD che comunque stavamo vedendo diversi Corki riproporre nell'ultimo periodo. Volibear invece finalmente non è di default, matematicamente parlando, il campione con le statistiche pre-livello 6 più alte di tutti i jungler in tutta la giungla di tutte le giungle, e meno male, sono molto felice di questa cosa. Non solo, è anche arrivato il mini rework di Sivirak, immagino sia anche quello hot fixato, speriamo per favore, ridetemi che è quello hot fixato, perché se non lo è, c'è, è terrificante. Non voglio dire nulla, ma c'è anche quello di Mastery. No, dai, io non in competitivo. Io non voglio dire assolutamente nulla, sto solo dicendo che in questo momento quel campione è molto forte. È stato hotfixato, eh? È stato hotfixato, rimane molto forte. Rimane veramente, veramente tanto forte. Specialmente perché hanno dato a Mastery una cosa che non aveva mai avuto prima d'ora: un glass range ceiling di espressività. Anche sì. Il fatto che finalmente l'utilizzo, la nuova possibilità di utilizzo della W vada a rendere Mastery adesso un campione dipendente effettivamente in maniera più stretta alle mani dell'utilizzatore, e per quanto si possa scherzare, diverse persone sono abbastanza mano munite lungo questo campionato. E una cosa che abbiamo dimenticato dalla giungla, Fiddlesticks, che è stato potenziato non di poco. È vero. Quella suprema che adesso fa quel danno flat ad ogni singolo rank da sopra, più danno. Il Fear che terrorizza per un quarto di secondo in più. Sono per un quarto d'ora in più. Solo Sali che... Sì, un quarto d'ora, mamma mia, un quarto di secondo. Attenzione. Ok che sono orgito, ma non così tanto, dai. No, è che ho immaginato, e per come è ripartito a dirlo, per un quarto d'ora in più, aspetta, potrebbe essere problematico su League of Legends un Fear da un quarto d'ora, però vabbè, non mi sorprenderebbe quasi neanche più. Detto questo, sì, i cambiamenti, allora, difficilmente vedremo dei cambiamenti iniettati all'istante, si parla comunque di LEC, si parla comunque di una lega che va sempre un po' con i piedi di piombo quando si parla di associare un nuovo stile di gioco al proprio team, un nuovo stile di gioco alle proprie individualità dominanti all'interno della squadra, però sappiamo anche che ci sono team che o in questo momento non hanno nulla da perdere, appunto vedi BDS, che quindi possono cercare di saltare su una nuova scialuppa di salvataggio mentre quella in cui sono adesso sta affondando molto in fretta. Altri team che sono proprio avvezzi ai cambi di stile repentini, quindi mi aspetto una giornata molto variopinta. Chi ci darà del nuovo, chi ci darà del vecchio, chi cercherà un po' una sfumatura tra le due cose. Assolutamente. Se dobbiamo pensare anche poi a quelli che sono stati alcuni bilanciamenti degli oggetti, Liandry e Demonic, che adesso possono applicare più volte la bruciatura. Staccano. Nel senso che, sì, tra 2 giocatori, 3 e 4, dipendentemente da quante ce ne sono all'interno del tuo team, se voi date tutti quanti fuoco a una persona, non prende fuoco una singola volta, ma prende fuoco 4, 3 o 2 volte, dipendentemente dal numero di Liandry oppure di Demonic Embrace che andrete ad acquistare. Il che mi ricorda un attimino le mie avventure in tua compagnia mentre ci avevano regalato i lanciafiamme. Effettivamente si sentiva la differenza quando eravamo tutti e 2 rispetto a quando ero in giro da solo. Ma questa è una cosa che finalmente viene rispecchiata dalla vita di tutti i giorni a League of Legends, quindi un piccolo tocco in più di realismo a questo gioco. Gioco che sta, devo dire, virando parecchio nell'ultimo periodo, specialmente se consideriamo che dalla durability molte patch hanno cercato di creare dei grossi cambiamenti perché avevano un terreno finalmente più fertile sul quale atterrare. E parlo della 12.13, che è una patch che comunque avremmo definito una grossa patch fino a qualche tempo fa, ma è messa in mezzo a 2 patch che sono molto più grandi, la 12.14 e la 12.12, quindi comunque
Io adesso non voglio davvero immaginare che cosa possa essere per i team doversi preparare in questo ambiente. Addirittura sono state sperimentate delle nuove forme di leghe nella lega cadetta della LPL, dove c'è attualmente un nuovo formato di draft dove nelle serie prolungate, se un team vince con 5 campioni, non può riutilizzare quei 5 campioni nella partita successiva. Io sono molto a sfavore di questa cosa. È una cosa perché? Che... Perché è mettere il gladiatore contro due leoni invece che contro un solo leone per divertire di più il pubblico? Penso vada molto a minare l'integrità competitiva della Lega a favore di più intrattenimento. Ma trattandosi della Lega cadetta capisco che si possa sperimentare. Però io immagino veramente che cosa debba significare in queste patch con dei cambiamenti così repentini, così abbondanti, settimane dopo settimane, cercare di stare al passo della competitività. In questo momento... Per ogni team il sesto uomo, che ormai non identifico più in un singolo elemento ma in tutto il coaching staff, sta facendo gli straordinari ultimamente. Salti mortali a dir poco, perché devi anche provare a far capire ai giocatori quali sono i nuovi modi di giocare, perché come parlavamo prima di come la 12.12 sia stata una grossa patch, ma arriverà una patch in cui viene cambiato anche il modo in cui ti approcci a quella che è la mappa. Quello però è il futuro, si parla di un paio di settimane nel futuro, non per noi nella vita reale, sarà fra una settimana, ma... Lasciamo perdere, terrificante solo il pensiero. Torniamo un po' piuttosto coi piedi di piombo qua sulla vita reale, sull'LEC di oggi. Con un Divine Sunderer che va a fare meno danno sulle frontline e ti va a curare di più. Con gli oggetti mitici degli assassini che hanno una velocità di movimento aumentata di 5 per ogni oggetto leggendario successivo. Non mi aspetto molti assassini, magari qualche campione che può giocare molto aggressivo, però... Beh, sono comunque oggetti che li abbiamo sempre visti in competitivo più sui tiratori che sugli assassini. In realtà da quando esiste l'itemizzazione mitica non abbiamo visto così tanti assassini AD rispetto a quanti tiratori abbiamo visto utilizzare gli oggetti da assassino. E questo significa comunque che per i tiratori quelle sono statistiche veramente su cose, tanto che stavo anche vedendo un pochettino di statistiche e fino alla settimana scorsa una delle cose che mi ha veramente sorpreso vedere, perché bias di conferma rispetto all'ultimo periodo basato principalmente sullo scaling in corsia inferiore, in molti avevamo un'idea tremenda di Kalista come campione, e lo so che lei non prende il mitico da letalità, ma voglio un attimo utilizzare lei per aprire il discorso. Kalista, fino alla settimana scorsa, era il campione che in competitivo aveva il più alto rapporto pick to win rate. Ed è una cosa che ci porta in una dimensione dove ormai, nonostante la durability volesse dare spazio molto di più al DPS da hyperscaling, ha in realtà permesso a questa tipologia di campioni che devono prendere tante risorse in early game di lavorare un po' meglio anche quando rimangono un po' più indietro rispetto a prima, rendendo il gioco della corsia inferiore molto più omogeneo, quindi campioni da letalità come Miss Fortune e Senna riprendono finalmente i loro spazi. E signori e signori, sembra che ci siamo, ci lanciamo di nuovo nella competizione con tutti quanti lì presenti on stage. Ovviamente non c'è Deugemo dal vivo e quindi non sembrano esserci maledizioni sui team e giocatori. Signori e signori, è il momento di entrare in selezione campioni SK Gaming contro BDS. Però voglio dire, guarda questa cosa, no? Deugemo va a Berlino, i giocatori prendono il Covid. Deugemo torna in Italia, tu prendi il Covid. Ok, ok. Quindi è Deugemo, che è l'Harbinger of Doom. Io non sto implicando niente, sto solo facendo notare dei fatti. Ok, ok, vediamo quale sarà la realtà dei fatti alla fine. Selezione campioni, forza, regia, dov'è la nostra grafica? Berlino, eccola! Eccola, no! No! Eccola! Eccola! Sì! Hanno banato Poppy! Beh. Ok. È un campione che stiamo vedendo non tanto di per sé molto forte, ma intanto abbiamo visto Gilius che cosa ha fatto con quella Poppy la scorsa settimana. È stato veramente tanto opprimente, uno dei migliori patting di giungla di una Poppy che si sia visto di recente in Europa, e quindi lo possiamo definire un ban a uomo, ma è un ban che va anche a cancellare la draft. Ebbene sì, ebbene sì signori, prima o poi tornerà alla draft, ma è un ban che va a cancellare uno dei campioni migliori di Zinkroff, e stiamo parlando del suo Lee Sin. Vediamo se opterà per quello con il setup del ban di Poppy. Bannata anche Thalia, che ricordiamo in questa patch è stata buffata, aiutata, quindi tornava un pochino più importante sia in jungle che sulla corsia centrale. Vediamo che cosa propongono SK Gaming. Ovviamente i ban di Senna e Yumi per ora rimangono onnipresenti, più che giusto per quella che è la situazione attuale. Un paio di over, ma alla fine si va su Zeri, dritti, decisi.
Zeri, un altro di quei campioni che stavamo commentando già durante il PG Nuts, una peculiarità del campione, ovvero il primo campione a ricevere 12 modifiche in 9 patch. Il che simpatico. È un po' bizzarro se ci pensi. Modificata in ogni patch da rilascio. 3 di queste patch è stata modificata 2 volte nella patch e in un hotfix di meta patch. Però Zeri viene corrisposto dall'altro lato, o comunque dallo scaling di Aphelios e dal sempreverde della giungla Wukong, un campione ormai molto in forma e nonostante i piccoli indebolimenti che ha ricevuto nella 12-12B, adesso 12-13, comunque non ci sono stati dei cambiamenti dedicati, ma rimane forte, rimane valido praticamente in ogni sistema. Interessante il pick di Gnar che arriva così in là nella rotazione, se consideriamo che il team BDS aveva setappato la presenza di Gnar con un ban di Sylas. Questo potrebbe voler significare per Nuclear Int Corki in corsia centrale, perché è un altro dei campioni che vai a setappare bannando Sylas. Già, infatti stavo più pensando alla corsia centrale quando ho visto quel ban di Sylas. Vediamo Renata Glaska essere selezionata, quindi abbiamo Renata Zeri per gli SK Gaming. Adesso come rispondono i BDS? Mettendo Lulu in fianco a Phelios. Ok, molto standard, si va per l'Enchanter matchup sulla corsia inferiore. Lulu da sempre una grande compagna di corsia di Phelios. Niente fuori dai ranghi per adesso. Più che niente fuori dai ranghi, quello che ti dicevo prima, ormai non è più un ci sono campioni così forti che devi assolutamente prenderli nella prima rotazione. Come vedi, le prime rotazioni sono molto più dei 3v3 nel vuoto, molto più dei 3v3 da considerare in quella che è l'identità di gioco delle varie squadre, dove gli SK Gaming con Gnar e Renata Zeri proiettano tanta capacità da teamfight. I BDS anche, ma lo fanno con un'intenzione di scaling diversa. Mandi di Sin per evitare che ci sia da parte di Gilius una giungla aggressiva. Immagino che ora il focus sia quello, provare a bloccare Gilius vista l'importanza e la responsabilità che ha avuto nella scorsa settimana. Rimossa anche di Sandra. Adesso si aspetta di vedere come decidono di rispondere i BDS. Beh, la rimozione di Lissandra, tornando a parlare dei ban a uomo, fa pensare all'idea che Sertus possa giocare Ari. Anche Ari, campione che dalla corsia centrale, non avendo da affrontare Sylas, non avendo da affrontare Lissandra, può cavarsela molto comodamente. Però il problema è che è il team BDS ad avere priorità a questo punto sulla selezione della mid lane, e non vedo perché gli SK Gaming dovrebbero riuscire a mettere le mani su quel campione, salvo un gentile regalo da parte di Grubbs, che ogni tanto arriva. Ecco Camille rimossa dopo Hecarim, quindi BDS con una rimuovo totalmente, ma champion pool dal livello di giungla che penso non possa optare, per la quale posso optare Gidius. SK Gaming invece, come dicevi, un po' più a uomo con quella rimozione sulla Lissandra, quella rimozione su Camille per aggressivo. Adesso devi dichiarare almeno una delle due solo lane, quale sarà? Opterei a questo punto o per un pick flessibile, no nevermind, topside diretta, ok. Vanno a lasciarsi il counter pick per la mid lane sapendo di poter counter pickare già adesso la top lane, ha perfettamente senso. Per la mid lane arriva un blind Azir? Probabile, molto molto probabile. Se vuoi andare per qualcosa di blind, devi andare a qualcosa che può scalare, che può giocare da solo e arrangiarsi e avere abbastanza mobilità per essere indipendente. Azir ci riesce e hai Jarvan come chiusura possibile. Aspettiamo il lock, ma è molto probabile. Gius tende ad optare per questi campioni meccanicamente semplici ma d'impatto. Sì, campioni nelle sue corde, senza considerare che Jarvan, già una buona combinazione con Azir e Zeri, è comunque un ottimo campione da mettere giù quando Gnar ha bisogno anche di trovare quei muri e può evocarli a comando. Quindi sì, per gli SK è una draft molto lineare, tanto team fight per loro, tanta early game pressure. Sono curioso di vedere che cosa andrà ad affrontare quella Ziri mid lane, per quanto Corki continua ad essere probabilmente la risposta migliore per la draft di BDS. È un altro tiratore che vai a mettere di fianco a Lulu e alla fine quello non somiglia particolarmente a Corki. No. Ok. A meno che Corki non abbia un clone, ma... Dovrebbe raggiungere a Corki qualche meccanica in grado di clonarlo. No, lo sappiamo. Sai già qual è la mia opinione su Corki e il suo fallimento genetico? Assolutamente sì, e mi trovi anche d'accordo. Corki che ricordiamo effettivamente indebolito severamente nella 12 e 13, tanto da scivolare così lontano dalle draft. Ok. Ok. Allora, capisco anche il perché. Cioè, se dici vuoi optare per qualcosa, vuoi provare a dominare l'early game della corsa centrale, in effetti se ci pensi hai una topside che sì, può vincere contro Gnar, ma comunque può essere giocata in maniera neutra a ambo i lati. Hai una giungla che è contro Jarvan e quindi
non è troppo efficace, nel senso, non è che dici vai a stompare Jarvan con Wukong. Quindi da qualche parte ti serve una vittoria, perché Botsaida è a Felios, deve scalare. LeBlanc è l'unico punto della mappa sulla quale puoi provare a vincere una lane e da lì provare a dominare, prendere quel vantaggio e spargerlo, spalmarlo sulla mappa. E da un lato sono d'accordo, dall'altro lato stai comunque giocando contro Azir, quindi un matchup che Sertus può giocare in maniera sicura, andare a limitare il potenziale offensivo di LeBlanc cercando di imporre priorità su quella corsia centrale. Gli angoli in draft c'erano per tanti altri campioni. Il problema di LeBlanc, inoltre, è che l'idea di voler andare ad ammorbidire gli avversari viene comunque filtrata da, intanto, potenziale d'assassinio, e quindi un potenziale che viene limitato e considerevolmente da campioni come Renata Glask, ma soprattutto è un campione che ha bisogno di prendere risorse, snowballare da quelle risorse se vuole vantaggio. C'erano opzioni collaterali che però andavano un po' troppo sullo scaling, e quindi più l'intenzione di voler giocare early to mid che l'intenzione di voler giocare il matchup di corsia per i BDS. Considerando che i BDS hanno avuto nell'early to mid game le uniche fasi di gioco storicamente giocate bene in questo campionato, è anche appropriato. Signore e signori, ci siamo! Siamo sulla landa degli evocatori per il primo game di oggi, SK Gaming contro BDS, e vediamo chi la spunta. Siamo sulla landa per la prima partita, mano agli hashtag per SK Gaming con SK Win dal lato blu, mentre i BDS dal lato rosso con BDS Win. E il tuo hashtag a chi va? Il mio hashtag a chi va? Bella domanda, SK Gaming. Come mai questa convinzione? Perché gli avversari sono i BDS. Ok, molto wow, lapidario come cosa. Beh, però c'è, è chiaro il concetto. Come? C'era il cervo sulla sinistra. Ah, me lo sono perso quello, dannazione. Che poi è effettivamente un cervo? Non hanno so come dei si nomi definisce. Specifici, ma non me lo ricordo. Ne parlava Genevieve Cornofiero, come si chiamava. Comunque, detto questo, andiamo a vedere un attimino i primi movimenti, dove per adesso intenzioni principalmente difensive da parte dei BDS, con un lume abbastanza tardivo, 1:30, in affaccio sul fiume per evitare che ci siano gank in early game da parte di Gilius. Vengono però spottati nell'inserimento sul cespuglio, cortesia anche dell'ondata di minion. C'è un piccolo trade back e bisogna stare attenti quando si va in trade con una Felios contro una Zeri. Zeri comunque può andare a rubare gli scudi, può limitare molto il potenziale del setup da guarigioni del ramo della precisione, può limitare il potenziale difensivo di Lulu. Ecco, è un matchup dove dovrebbe cavarsela nominalmente bene Zeri. Commetti che almeno col piede destro può prendere certi trade più aggressivi, andarsi a rigenerare in parte. Sertus che parte già molto aggressivo, Nuclear Int che scatta in avanti, trova un po' di Arras per attivare l'Electroshock, per poi tornare subito indietro. Si parla di due mid laner da pozione della corruzione, quindi per adesso questi trade sono semplicemente una stretta di mano sull'idea di voler scambiare una stack a testa. Stack che viene infatti investita, stack che viene immediatamente corrisposta da una quantità di HP e mana che torna praticamente all'ottimale. Però questo è quello di cui ti parlavo, ovvero Sertus può permettersi di andare a marcare meglio nei primi livelli la priorità di corsia. Ormai Azir i danni dei suoi soldati si fanno sentire già da subito, già da senza inventario, perché è un Azir che non ha nessuna statistica nel suo inventario, per adesso pozioni e biscotti. Biscotti per Azir nel matchup contro LeBlanc li capisco, hai bisogno di stare lì a mitigare quanto LeBlanc vuole proporre in corsia, e quindi buono qui da parte di aggressivo lo stordimento in risposta all'op-in di Genax, però Genax ha risposto altrettanto bene. Livello 3 contro livello 2, per quanto puoi rispondere bene su Sejuani, alla fine Gnar comunque ne può uscire in testa grazie al vantaggio dei livelli. Gilius con 20 minion già farmati, quindi 5 campi completati. Sertus immobilizzato da parte di Nuclear Int, buona catena da parte sua. Sertus però Sertus a fare cauto. Si affaccia al fiume e comunque si sente puzza di bruciato in queste situazioni. Zinkroff scatto attraverso la giungla, va nella metà campo avversaria. Stessa cosa fa Gilius, sembra che alla fine si andrà a trattare di uno scambio. No! Zinkroff piazza un lume ai Krug, non va a prenderli per sé, mentre Gilius è già in invasione e non è stato spottato, di conseguenza ci sarà un vantaggio in farm. Adesso Zinkroff sta andando sul quadrante superiore, ed è un quadrante superiore dove troverà solo il respawn dei Lamabecchi. Addirittura con l'ondata che sta staccando qui, Gilius e Genax potrebbero meditare il dive post teletrasporto di aggressivo. 3 minuti e 60 secondi, nuova unità di misura, fantastica ragazzi. Però sanno che Gilius è lì, vedono uno stendardo, vedono un piccolo Krug ritirarsi, adesso hanno le informazioni necessarie a rispondere.
Zinkroff. Peccato, per pochi istanti non è riuscito a colpire Jarvan che stava ricollando. Qua. Adesso un'altra tentativa da parte di Jaynax di aggredire aggressivo. Beh, riesce Jaynax a bloccarlo ancora una volta, eh? E infatti sta giocando una gran bella corsia, considerato il matchup. Lume da parte di Nuclear Int, Neyla ma vecchi avversari, vogliono tenere sotto controllo Gilius e ci riescono. Tra l'altro Gilius ancora non disponibile per un po' la sua lente dell'oracolo e quindi dovrà accontentarsi di cedere informazioni al team avversario. E qua vediamo l'incipit della build di Gilius, che sta optando ovviamente per quella build da tank, mentre Wukong naturalmente punta già a quello che è l'idea di una doppia spada, martello a guerra di Caulfield per poi andare a optare per un Divine Sunderer, presumo. Sì, anche perché che... indipendentemente dai cambiamenti all'oggetto, per Wukong non sono cambiate le intenzioni all'interno della partita. Ha bisogno di quegli attacchi potenziati, ha bisogno di quella lama incantata. Più che altro hai più cure, cioè è una delle cose per la quale utilizzava di più Wukong, che era già forte di sustain naturale grazie alla sua passiva, quindi è tipo, ok, perdo un po' di danno, che tanto c'è qualcun altro responsabile a far danno all'interno del mio team, che sia Felios, che sia Sejuani, che sia LeBlanc. Mi dici, non è la più grave delle perdite, anzi sopravvivi più a lungo e funzioni da frontline meglio. Corsia inferiore però, dobbiamo parlare come questi danni verranno distribuiti e chi riuscirà a raggiungere per primo le proprie pietre miliari di risorse. Perché comunque è vero che Zeri sta continuando a premere molto bene, ma questa che vediamo in corsia inferiore è una pressione e una priorità artificiali. Zeri sta pagando con dei minion il fatto di premere così tanto. Da un lato lasci Gilius libero di muoversi, perché comunque le due corsie, specialmente quella centrale di inferiore adesso, stanno prendendo priorità in funzione della posizione del jungler, ma contemporaneamente questo ti lascia un pochettino più indietro a livello di risorse. Come vediamo il tabellone, la bot side è in vantaggio, la mid lane è in vantaggio, ma top side... Oh, che bello stordimento qua da parte di Jaynax, arriva la suprema di Sejuani, un altro stordimento che va a segno, porta con l'ultimo masso e infatti trova il primo sangue Jaynax nell'1v1 contro aggressivo. Qui da parte di aggressivo, veramente un brutto inizio di partita purtroppo. Già si è trovato traddato diverse volte con successo da parte di Jaynax. Jaynax che adesso va a marcare il top gap. Quello è un aggressivo che non ha avuto bisogno di un dive per morire post teletrasporto e adesso perderà farm ed esperienza locale, perde placcature su quel quadrante superiore. Jaynax ha appena messo una pietra tombale sulla top lane. Non capisco bene perché aggressivo abbia optato nonostante sappia che il matchup non sia dei più semplici inizialmente per collusione. Parliamoci chiaro, Sejuani può vincere contro Gnar, sì, ma deve avere un aiuto, deve avere un minimo di supporto in early game, cosa che non ha minimamente ricevuto. Di conseguenza, se sai che la pressione da parte jungler non ci sarà, comunque che sarà pericoloso provare a aggredire uno Gnar, che non è semplice aggredirlo, piuttosto occhio, opta per una summoner difensiva. Outside vediamo Matty molto aggressivo su Hezu. Beh, più che altro Hezu si è preso due rotazioni di spell da parte di Aphelios e quindi non davvero la migliore delle scelte se vuoi rimanere con una buona barra degli HP. Buona barra degli HP che è pozione ricaricabile a parte, e non hai tanti modi per rimpinguare se sei Zeri in questo momento. Non è un campione che vuole quel piede resto, è un campione che lavora bene con il tempo letale e che quindi quando va a subire Rass, finché non avrà il suo arco scudo immortale, quella è una Rass che ti tieni. Adesso spostamento di Gilius sulla bot side, vorrebbe provare a aggredire ma vede Nuclear Int spostarsi da quella mid lane e quindi non può permettersi la rotazione, deve aspettare che venga rimosso il lume di controllo per capire se si sarebbe poi spostato bot side anche quella LeBlanc stessa. Metti super aggressivo su Hezu, con il Calibrum è facile arrassare ad alta gittata. Sì, anche perché per quanto Zeri possa cercare di corrispondere la gittata del Calibrum con il fuoco a raffica, può farlo finché non ci sono ondate di minion nel mezzo a frapporsi tra lei e Aphelios. Aphelios ha molta più libertà d'azione con quell'arma. Aphelios, vantaggio in farm che diventa sempre più grande, ma che rischia un pochettino. Buono il range difensivo. Un po' di arras da parte di Renata Glask e Zeri. Comunque Zeri utilizza il laser Ultra Shock. Wukong che prende il primo drago, drago infernale, infatti conquistato da parte di BDS. Con Gilius che pareggia dall'altro lato della mappa, prendendo il messaggero della Landa. Parlando di messaggero, ci sono già 1000 gold di vantaggio a parte di Sky Gaming. E ora hai un messaggero che ti può sbloccare due placcature, almeno 320 gold, se non di più. Molto dipende da come decidono di utilizzarlo. Gilius già di nuovo in invasione nella giungla avversaria, vuole affamare quel Wukong, vuole giocare con più risorse di lui. E non è di certo una bella sinfonia da ascoltare quando il jungler avversario, un jungler low budget, sta trovando più risorse e più giungla di quanta ne stia trovando tu, un jungler ad alto budget come Wukong.
Quindi Gilius per adesso sta facendo esattamente quello che il suo campione vuole fare. Questa, purtroppo, ecco, questo magari no. Camminare sul lume senza accorgersene magari no. Però tutto sommato Xerxes si era allontanato dalla lane, voleva il blue buff, tornerà in lane con un blue buff. Sanno esattamente dove si trova Gilius. Diciamo che ok, regalare informazioni. Il punto è questo, è che cioè Gilius sta giocando, è quasi un assurdo quello che sto per dire, però seguitemi un attimo. Cioè Gilius sta giocando in maniera che tecnicamente è un errore. Cioè giocare così aggressivo e prendersi più campi è un rischio enorme, ma è un rischio che non viene minimamente punito da parte dei BDS. Come hai detto, un Jarvan low budget non dovrebbe permettersi di fare queste cose. Dovrebbe essere Wukong a permettersi di fare queste cose. Oh, aggressivo, top. Sta subendo un top gap così grosso che sembro io contro un master. Beh, però, voglio dire, qui è colpa di aggressivo. Manca l'ingaggio con la carica artica. Questo significa che Jenax in forma mini è liberissimo di continuare a tradare Sejuani. Sejuani, costretta con la coda di Bristol un po' tra le gambe al momento, deve tornare in base, acquistare dei calzari dell'acume di Ionia, quindi neanche altre statistiche di e perdere altre placcature topside? No, è dovuta rimanere alla fine? No, è teletrasporto. Scusa, giusto. Anche peggio, che vuol dire che comunque hai utilizzato la risorsa, perché hai preso un trade che ti ha tolto quasi il 60% della tua vita. Già. È un errore gravissimo, è un errore che ti costa pressione sulla mappa. Contro parlando di pressione, che a breve tornerà col teletrasporto a breve up. Granite Syncroft che sembravano voler aggredire botside, ma sorpresa. Sapevano che vi stavate spostando, ma sì, non dove pensate voi. E il problema è questo per i BDS, perché comunque LeBlanc aveva telegrafato molto le sue intenzioni. Quando parlavamo di pressione, parlavamo anche di pressione riguardo alla mid lane, e questa LeBlanc aveva fatto accumulare una grossa ondata per schiantarla contro la struttura avversaria, far perdere un po' di tempo a Xerxes, che in mid lane si è teletrasportato, e durante il teletrasporto, il pit stop di Azir ha cercato di far succedere qualcosa. Sono stati molto bravi gli SK Gaming a leggere uno scenario del genere come telegrafato e iniziare a spostarsi sulla difensiva. Perché comunque, nello spostarsi sulla difensiva vanno a far staccare 4 minion in più dell'ondata avversaria e da lì vanno a creare il bounce back, da lì vanno a creare il collasso della wave sotto la torre di Matti e fondamentalmente non hanno perso niente. Anzi, sono gli SK Gaming che ogni volta che alziamo gli occhi al tabellone hanno sempre un po' più di vantaggio. Adesso siamo fermi sulle 1700 unità. Dipende anche un po' da come è stata l'ondata, ricordiamo con un credito che adesso farmerà gli ultimi minion sulla costa centrale. Il punto è che gli SK Gaming hanno il controllo della situazione. Hai una topside che sta prendendo totale controllo e Syncroft non interviene perché ha paura di regalare una doppia uccisione. Hai una costa centrale in cui Azir sta facendo quello di cui parlavamo in draft. Deve farmare tranquillo e non essere aggredito alle blank. Spoiler, occhio. Sta facendo entrambi. Drag and drag, tenta Cataclisma. Oh, il flash è partito un po' troppo presto. Suprema di Renata Glask che va a investire in pieno metti. Ezio raccoglie, ringrazia felicemente perché ha flashato così in fretta metti. E io mi chiedo davvero che cosa stia succedendo nei BDS, perché aggressivo muore. Niente. Da solo perché manca ingaggi sulla corsia superiore, manca skill e muore. Botside l'avevano visto Jarvan, quel lume che vediamo affacciare al fiume è lì da un bel po' e sono rimasti lì sovraesposti a farmare, e questo costa due placcature, questo costa la morte del tiratore che aveva guadagnato un po' su quella corsia inferiore. Per quanto non abbia restituito direttamente a Zeri, comunque ha messo molto bene. Jenax topside sta davvero facendo una clinica di come giocare la top lane. Wow. Riesce con l'op a evitare di rimanere congelato vicino alla struttura, ma riguardiamo l'azione. Lo sanno. Era appena stato ripiazzato, oltretutto. Lo vedono. Era rimosso il lume di controllo. Smetti di farmare, non gridare due minion, non vale la tua vita. Basta, i due minion possono fare la differenza in quel recall. Un po' come il messaggero che è appena stato investito da parte di SK Gaming, perché immagino sia stato usato per completare uno spike con il reset prima del draw. E infatti, sì. Immortal Shield Bow che viene completato da parte di Zeri. Volevi essere sicuro al 100% che ci fosse lo spike, che ci fossero le risorse necessarie per tutti, per andare poi su quell'obiettivo. Quella è una prima torre di Gnar senza il messaggero. Già, quella è tutta farina del sacco di Jenax. Un top gap mastodontico in questa partita. Adesso stiamo parlando di più di 40 minion. Stiamo parlando di una prima torre trovata in solitaria. Stiamo parlando di una solo kill arrivata in top lane. Gnar sta facendo di quella metà mappa a casa sua. Sejuani magari forzata dalle necessità del meta, ma veramente una brutta Sejuani quella di aggressivo. Non quello di cui i BDS hanno bisogno per cercare di restare in partita, perché significa che tutta la tua frontline rimarrà indietro.
Adesso recall da parte di Gnari. Immagino che l'idea sia provare a spostarlo sulla mappa, magari altrove, con la costiera inferiore che purtroppo si è rimessa a farmare, quindi non hanno potuto contestare Drago. Secondo Drago finito in mano ai BDS. Almeno su quelli i BDS stanno trovando successo. Controllo attorno ai draghi. Riescono a prendere queste due risorse, sbloccano una landa montuosa, non proprio la più felice visto che avevano trovato un drago infernale e un drago dell'oceano per partire. Però adesso occhio. Parte imperiale qua da parte di Sertus. Syncro che costringe Sertus al flash difensivo dopo essere scattato in avanti. Era già pronto con il ciclone, non volevi andare oltre. Sertus, Sertus perché? Ha restituito il favore. Ha detto se lo fa Matti posso farlo anch'io. Adesso ci prova Genax, ci prova e dovrebbe addirittura riuscirci. E ci riesce. E arriva nell'1 contro 2 tecnicamente. Botside nel frattempo è quasi troppo facile da levare una Felios. E infatti vediamo Lulu correre a gambe levate, ha flashato visto che lei poteva flashare lontana dalla struttura, lontana dall'aggressione. E Hesu e Triss stanno lastizzando la torre botside. Siamo a 15 minuti e ci sono 5.000 gol di vantaggio. Cosa stanno dando da mangiare agli SK Gaming? Per favore ditemelo, perché voglio mangiarlo anche io. In questo momento i BDS. In questo momento, se dobbiamo proprio andare a interrogarci su che cosa stiano mangiando gli SK Gaming, la loro merenda è a base di BDS. Li stanno massacrando. Questa è una partita molto unilaterale, una differenza veramente marcata tra le due squadre a livello di esecuzione. Da parte dei BDS, ricordiamo, comunque proseguono i problemi di salute, quindi stiamo parlando di una formazione dei BDS che non è al proprio 100%, ma stiamo comunque parlando di una formazione dei BDS che sta venendo distrutta, cancellata, rimossa chirurgicamente dalla mappa. È quasi troppo semplice per gli SK Gaming. Cioè, sembra di guardare una di quelle partite in cui tutto sta andando come dovrebbe andare. C'è stata un'unica morte a cui non importa nessuno, perché, ok, LeBlanc si è fatto una kill su Azir. Oh no, sono alla pari quasi in maniera equivalente. Quindi, e non cambia? Solo. Tutto quello che LeBlanc voleva fare in quell'early game, come dicevamo prima, cercare di prendere pressione sulla mappa, non si è mai verificato, perché botside l'ha vinta Jarvan continuando a spam gankare, topside l'ha vinta da sola Genax, come abbiamo detto, tramite un gap sul top lane dell'avversario molto marcato. E per quanto adesso i BDS stiano riuscendo a trovare nelle corsie laterali una torre per recuperare almeno l'onore dei Finzicontini, questo non è un tabellone che si sbilancia. Continuano ad essere 5.000 le unità a favore degli SK. Vedere i 3.000 gol topside è quello che fa più male, però. Fa impressione. Non ho visto un gap del genere in lane da veramente tanto. Cioè, a meno che non ci fossero stati proprio gravissimi errori. Cioè, mi viene in mente... È sempre nei BDS, maledizione. Vedi? No! È la maledizione dei BDS! No. Mi dispiace. Mi dispiace. I top laner dei BDS sono tutti maledetti. No, non è vero. Non è una maledizione. Beh, ne hanno avuti due per ora, quindi non abbiamo neanche troppi dati statistici per andare a tracciare il tutto. Ma vediamo un attimino, parlando di tracciare, che cosa vogliono fare i BDS con Genax. Nuclear Int almeno si prende il suo Gromp. Per quanto magra è una consolazione. Mancava così, pochi HP che non ci credevo che l'autoattacco di Zeri non fosse bastato. No, infatti erano tipo 10 HP. Ha dovuto tirare sia la Q che l'autoattacco, quello del tasto destro, pur di abbatterla. Torre battuta, adesso c'è un reset, manca un minuto al drago, giustamente vai a spendere i tuoi soldini e poi ti prepari per l'obiettivo in arrivo, per evitare che poi i BDS possano spezzare la mappa in due. È un'anima della montagna, non è che dici è la più potente landa che puoi aspettarti di avere con l'anima. Però è comunque una risorsa che non vuoi regalare. Sì, specialmente a campioni come Wukong e Sejuani, campioni che per adesso non sono riusciti ad essere per il proprio team la fonte di peeling della quale il proprio team aveva bisogno. Ma già abbiamo visto nel fight caotico che è scoppiato prima sulla mid lane che comunque i BDS, se seguono una direzione, i fight li possono recuperare in campo aperto. Vedere LeBlanc con già l'incipit di un bastone del vuoto, che è comprensibilissimo visto che c'è un minimo di resistenza magica qui e lì nell'inventario di SK Gaming, fa comunque davvero strano. Sì, anche perché andando a vedere effettivamente gli inventari degli SK attualmente, probabilmente un ombro fiamma avrebbe fatto più danno a livello proprio di matematica. Anche considerati gli scudi, Azir ha uno scudo, Jarvan ha uno scudo, proprio tutti. Occhio. Gnar che va soltanto su aggressivo, nulla da fare. Questo vuol dire utilizzare una risorsa che comunque non ha un cooldown astronomico.
Questo è un drago della montagna che dovrebbe essere conquistato. Che si lo sta cercando senza di Olin. Arriva supermarinata Glask su quattro persone. Era il clone di Wukong, che infatti adesso viene isolato. Mamma mia! Molto aggressivo in avanti. Aggressivo adesso inseguito. Metti isolato Flag and Drag per trovare il knockup. Abbattono Sejuani, abbattono Apelios e Erdote subito dopo. Quasi troppo facile! Togli il quasi. Questa è stata una partita finora veramente facile da parte degli SK. Gilius, questo fight è stato perfetto. Continuava a creare spacing, inseguire gli avversari con lui, Tritz, il DPS degli SK Gaming costante lungo tutta la partita. Davvero, tra Tritz e Gilius, questo è un team dove i laner, i carry, sono nel paese dei balocchi. E per Sejuani, e adesso per LeBlanc si chiude anche un capitolo di chance, perché quello è un Locket of the Iron Solari completato da Renata Glask. Buona fortuna a barzare gol adesso. E guarda qui, ah, no? Se ci fosse un ombro fiamma. Parlando di Tritz, quanto già è riuscito a fare con quella suprema. Viene evocato in base Shelly, scusami Harold, lo vediamo adesso. Ma guarda Gilius, il follow up, il flag and drag, la chiusura di Matti dentro un cataclisma, per poi il secondo flag and drag dell'azione che è arrivato per chiudere Sejuani. Davvero, davvero bravo Gilius. Complimentoni a lui. Adesso questo messaggero verrà accompagnato da Upside. Già c'è Azir pronto a accompagnarlo. Gnar a fare copertura insieme. Esu, costretto a facciare difensivamente. Arriva il tentativo di ingaggio di Synchro con il tornado. Alla fine il ciclone non è bastato. Genax incatenato dalle blanche. Viene subito costretto a stare un attimo più cauto, a giocare più tranquillo. Quel messaggero... BDS, per favore, qualcuno vada a fermare quel messaggero. C'è l'ondata di Minion a bloccarlo, per fortuna. Sì, e stanno ruotando. Sarebbe andato in fondo. Stanno ruotando, almeno se Giovanni andrà ad intercettarlo. Ma è un forte deterrente. E Synchro è morto. Synchrof. Lulu aveva la ulti in tutto ciò. Hanno deciso che fosse il caso di... Genax? Vabbè, Genax restituisce. No! Oh mio Dio! Arriva il Black and Drag, arriva lo scopo imperiale! Vabbè! Vabbè, Genax! Genax sta ballando su una spada. Oh mio Dio! Ma non una casuale, una di quelle affilate che tipo soltanto guardandola ti tagli la dita. Tu chiedi più in generale cosa hanno dato da mangiare agli SK Gaming. Io chiedo che cosa hanno dato da mangiare a Sertus. Perché sono, adesso possiamo dirlo, due settimane che sta tirando fuori delle giocate dal tenore meccanico semplicemente inarrestabile. Mio Dio! Che cosa non è stato quell'ingaggio? Li hanno distrutti! Genax che si lancia davanti, manca tutto! E poi LeBlanc non tira l'ultimo auto! LeBlanc non tira l'ultimo auto! Questo sembrava, ti giuro, non me ne vogliano, ma sembrava davvero uno di quei video scriptati da tipo Chinese TikTok da parte dei BDS. Io ho capito. Perché veramente hanno smesso di autoattaccare Genax. Non è accettabile, hanno smesso di autoattaccare Genax. Erano convinti che la catena etere avrebbe completato la kill. No, hai sbagliato comunque. Non è per te, il no è per i BDS. Così proprio non va. Ma per il nostro mental. Mamma mia. Dei due. Questo game, si parla di 11.000 gol di vantaggio a 22 minuti. 11.000 gol è qualcosa che vediamo a fine partita a 30 minuti di solito. Quando un team ha preso un grosso vantaggio. Questo è... È un gap tale che non so neanche da dove cominciare. È un massacro. Questo è un massacro in piena regola. I BDS non possono spartire nulla con le ondate potenziate dalla mano del barone. E abbiamo Genax in mid lane, abbiamo il quartetto in bot lane. Le ondate vanno a collassare e gli assedi sono inarrestabili. E tra l'altro, di nuovo, se da un lato c'è un team che sta giocando molto male, dall'altro lato c'è un team che sta giocando molto bene. Guarda gli SK Gaming come fanno collassare. Oh mio Dio! Da parte sua, quindi Ingram che però salvarsi con il ciclone, arriva ingaggio di King, il Supremo di Gnar che va totalmente a vuoto. Hai parlato bene di come stavano giocando e hanno sbagliato letteralmente ogni singola spell. Non importa, questa ormai è la loro partita di diritto. Guarda, possono permettersi di sbagliare anche lo sbagliabile e comunque i BDS avrebbero bisogno di un miracolo per rientrare. Sì, considerato lo status attuale della partita, questo è insindacabile. Quella è una Warmog su Jarvan. Io non sono un grandissimo fan della Warmog, sinceramente, però capisco anche il perché. Vuoi semplicemente essere quella frontline che si va a tankare non a Rass, ma magari un ingaggio iniziale, tornare indietro, stare un attimo safe e poi provare a riaggredire.
Ma penso che sia anche più semplice dire: beh, ha così tanti HP grezzi che non lo uccideranno mai. Punto. Vuoi mettere quando Jarvan completerà l'abbraccio demoniaco quanto potere magico prenderà? Quello stendardo farà malissimo quando atterrerà sulla testa delle persone. Teletrasporto! Sì, vogliono prendersi il drago della montagna, giustamente gli SK Gaming. Synchrof che ha lasciato il clone indietro, ovviamente. Pressione topside, Sejuani sta andando soltanto ora a pareggiare, perdendo un po' di farm nel processo. SK Gaming invece sono al secondo drago della montagna. Ed è quello che dicevo prima. Già, le difensive sono messi bene, ma ora... Nel frattempo lo scudo della Banshee stava ballando insieme a Sertus. Fa un sacco ridere Niente bug, per favore. No, non ci sono dei Sylas. No. Sylas è stato bannato, quindi tutti possono buildare il velo della Banshee. Non ci sono degli Amumu, anche perché so che di recente hai avuto una brutta avventura in LCK con una Amumu, ma... Occhio. Occhio alla strettoia. Ingaggio, trovano qua il ciclone su due. Nel frattempo Gnar sta finendo il game, prendono tempo, perché dopo sì, le scorte imperiale. E ci muoiono in vita, nonostante tutto, in un 5 contro 4. Alla fine ci muoiono comunque con Tritz, che potrebbe essere raccolto. Alla fine arriva il trasporti a completare l'opera. Sertus stava arrivando sul fianco, Genax che viene in soccorso dei propri compagni. Erdote in tutto questo, un ultimo colpo da parte dei soldati. E dai, Sertus! Mi dispiace. Finita la partita, non deve morire quella arrivata Glask. Woo! Salva! Evviva! È stata una partita veloce. La principale consolazione che ci portiamo a casa dopo una partita del genere è che sia finita in fretta. Un massacro, uno stomp brutale, SK che continuano il loro periodo di splendore versus i BDS che continuano il loro periodo di miseria. Sì, ma è dall'inizio dell'anno, dovrebbe arrivare un momento di anno gloria, solare. Sì. In tutto quest'anno non c'è stato un momento buono per i BDS e comincia a essere molto preoccupante come threat. Hai provato a resettare, hai provato a cambiare in questo Summer Split cambiando un po' il roster e per ora non sta dando i risultati sperati. Non so quali siano i risultati sperati. Non so davvero quale sia la direzione di questo team. Non so quale sia la direzione di questo coaching staff. Questa è stata una partita da parte dei BDS veramente troppo sottotono. È d'accordo? Ci sono i problemi di salute. Problemi di salute che stanno coinvolgendo in maniera diretta aggressivo. E quindi ci sta che lui non stia giocando al suo 100%. Ci sta che il team non stia giocando attorno a lui al 100%. Però sono partite che non hanno né capo né coda. Sono partite dove una draft viene messa lì giusto per esistere. E abbiamo visto infatti perché quella LeBlanc non riusciva ad avere impatto in una partita del genere. Perché non aveva un contesto. Era una LeBlanc che doveva individualmente prendere risorse. Era una LeBlanc che ti stavi giocando quasi come la Faker LeBlanc che vinceva perché era meccanicamente superiore agli avversari. Insomma, questi BDS devono ricominciare da zero e se non lo fanno continueranno a giocare così. Non possono giocare questo tipo di composizioni se il livello di gioco con le quale la presentano è questo. E il punto è che, escludendo LeBlanc, era una composizione che a livello meccanico conoscitivo, cioè la cosa più complessa era gestire le armi di Aphelios in sé per sé. E quindi sei lì che guardi e dici: ok, hai un Wukong, è abbastanza lineare il suo path di giungla, il modo in cui deve affrontare gli vari avversari. Hai una laning phase con Sejuani in cui puoi semplicemente free farmare, free scalare. Certo, vieni aggredito e fastidito a Gnar, ma è proprio quello il potenziale di Sejuani, il fatto che molte laning phase che altri campioni corpo a corpo soffrono topside contro un ranged, non è che il Sejuani non li soffra, ma li soffre molto di meno. Grazie alle resistenze bonus può esporsi, prendere il farm e tornare un attimo indietro. Il cooldown della sua passiva è estremamente basso. Ha una buona mobilità per disingaggiare. Ha una spell che le permette di controllare e manipolare andate minion facilmente. Ma la lista della spesa dei problemi è così lunga. È semplicemente una questione di non ricostruire. Perché quello che BDS avevano fatto durante lo Spring, che a un certo punto aveva anche funzionato, per quanto nello Spring abbiano continuato a perdere, dei miglioramenti li stavano mostrando, perché erano appunto ripartiti dalle basi. Qui vediamo i BDS ostinarsi a continuare a fare quello che avevano già proposto in passato. Ed è quello che non sta funzionando. È quello che sta mettendo i BDS così in difficoltà. Questa non era una draft che partiva dalle basi.
E quello che sembrava probabilmente il più promettente giocatore della formazione è comunque una delle punte di diamante dello Spring, Zinkroff, in questo summer sembra davvero aver perso tanto la motivazione dopo le costanti sconfitte, perché Zinkroff in questa partita è stato un Wukong completamente invisibile. Io non mi spiego come cavolo non sia morto quello Gnar con la seconda porzione della E di LeBlanc, ti giuro. Non lo capisco. Non c'era uno scudo che è stato applicato su di lui, non c'è niente che gli ha permesso di sopravvivere a quel lit finale. Però, beh, questo ci fa dire, per favore, buffate LeBlanc. Beh, vedremo come andrà nella 12-14, perché per adesso è un campione che ha bisogno di qualche aiuto in più. 18.200 sì. danni in 25 minuti di partita da parte di Sertus, un'ottima performance, ottima davvero da parte sua. In generale il team ha giocato in una maniera molto filtrante sulla mappa, questo ha permesso comunque agli SK di distribuire bene i danni. Non abbiamo tanti danni nella corsia inferiore, semplicemente perché intanto buona parte di quel danno è stato mitigato dai continui scudi di Lulu sulla corsia inferiore, ma principalmente perché quella corsia inferiore non hai dovuto utilizzarla più di tanto. È una corsia inferiore sulla quale hai costruito un buon tenore di gioco nei teamfight. Alla fine l'abbiamo detto, l'identità della formazione degli SK era quella, volevano teamfightare e una volta che hanno avuto le risorse per farlo l'hanno fatto anche molto bene. Quindi se da un lato abbiamo già parlato di tutte le cose da bocciare per i BDS, voglio continuare a parlare bene, come l'abbiamo fatto la scorsa settimana, di questi SK. Sono un team che sta dimostrando di essere compatto, coeso, e mi piace vederli in queste condizioni. Sì, perché all'inizio del Summer Split li abbiamo visti invece molto più in difficoltà, che non sembravano capire bene quali erano le rotte bisiche. Erano il team che draftava come se fossero ancora nello Spring Split, sì, uguale, identico, esatto, immobili nel tempo. Assolutamente. Adesso vederli invece con una draft molto coerente con quello che è il meta e quelle che sono le loro capacità e potenzialità, almeno fa capire che un minimo c'è stato a livello di aggiornamento. Ok, erano contro gli ultimi in classifica, quindi non è che dobbiamo assolutamente celebrare il 100%, però miglioramento c'è, va rispettato. Anche perché nell'ultima settimana, voglio dire, sono riusciti a portarsi a casa un 2-0 con una strength of schedule molto più proibitiva di quella che hanno avuto questa di settimana, quindi non è neanche una giustificante l'idea di essere contro i BDS. Fosse stato solo contro i BDS questo stile di gioco, allora effettivamente il beneficio del dubbio sarebbe rimasto. È un "ma si stanno veramente riprendendo?" No, però effettivamente da quelli che sono state in generale tutte le loro ultime performance stiamo vedendo degli ottimi SK. La domanda diventa: fino a quanto può durare? Quanto in là possono arrivare? Non voglio rendere questa domanda in maniera negativa, non voglio far sembrare disfattista il mio atteggiamento nei confronti degli SK, però serve comunque adesso sforzarsi non più per raggiungere questo livello, perché l'hai manifestatamente raggiunto, serve rimanere a questo livello. Mantenere questa preparazione, mantenere queste risorse che vengono utilizzate nella maniera corretta, altrimenti rischi di inciampare e cadere e tornare indietro. Non è qualcosa che vuoi, soprattutto quando adesso siamo arrivati a una fase in cui, ok, parte un momento di giro di boa, e cosa succede ora? Ci troviamo in quel momento in cui devi andare a prendere più punti possibili, perché il tuo posizionamento durante questo split indica poi quanti punti guadagni e di conseguenza nei playoff del summer dove vieni piazzato. Esattamente, specialmente considerando che per quanto riguarda i playoff del summer abbiamo delle piacevoli novità per l'Europa, novità sulle quali andremo poi a entrare più nel dettaglio. A breve dovremo anche avere in intervista Genax. Hello, ladies and gentlemen, back in business. Bentornati, signore e signori. Gli SK sono tornati online. Abbiamo qui con noi Genax, che sembra decisamente pronto a dirci la sua dopo una partita del genere. Sembra che stiate trovando quello che è il vostro risorgimento. State riuscendo a imporre il vostro modo di giocare, ed è una cosa veramente bella da vedere. È bella anche da giocare? Another sound here, one second, sorry. Ci sono
più suoni nelle mie cuffie, scusa, sto cercando di sistemare, scusa. You're listening to your Spotify playlist in the meantime, but posso capire che stessi ascoltando la tua playlist di Spotify nel frattempo, ma sembrato oggi che vi stiate divertendo tanto nel giocare così bene. Puoi parlarci di questo? Vuoi parlarci del tuo ruolo in questo stile di gioco che state acquisendo? Questa partita è stata molto importante per noi, specialmente per me, perché lo scorso split, quando abbiamo avuto delle buone settimane come quella della scorsa settimana, riuscivamo a battere i migliori avversari e poi collassavamo, e sono felice che invece siamo riusciti oggi a vincere, riuscendo a mantenere il nostro livello di gioco già dalla scorsa settimana. È stata una partita facile da giocare per me. E una volta che il nostro vantaggio è diventato così grande, è stato veramente semplice per tutti. Beh, si parlava molto del giocare dal livello dei propri avversari. Se non sei contro un team AAA, non tiri fuori lo stile di gioco AAA, e sembra che voi abbiate sistemato questa tendenza. Quindi voglio parlarti un attimino di che cosa è cambiato, come siete riusciti a incorniciare uno stile di gioco come quello che avete già presentato contro i migliori team, come si sono svolte le conversazioni internamente al team per permettervi di arrivare a questo stato di forma che abbiamo visto oggi? Non ne sono sicuro, penso che il cambiamento principale che abbiamo fatto è un cambiamento di atteggiamento riguardo al nostro gioco rispetto allo scorso split. Non giochiamo quello che è il miglior meta possibile, ma cerchiamo di adattare al meta quello che è la nostra zona di comfort, cerchiamo di giocare come noi vogliamo giocare. Adesso, parlando più nello specifico di League of Legends, vorrei approfondire con te una delle giocate che abbiamo visto oggi. Eccoci. Qui volevamo danneggiare Wukong e poi cercare di flancare ritirandoci prendendo il Nashor, ma mi sono lanciato in avanti perché ho misclickato la mia E, e una volta che mi sono lanciato ho detto oh no, ho fatto un errore, ma per fortuna avevo la mia Suprema e mi sono curato e avevo i miei alleati poi al mio fianco. La comunicazione è stata molto semplice: un ragazzi, ho fatto un errore, mi potete aiutare? E mi hanno aiutato. È stato un momento anche fortunato, però tutto bene quel che finisce bene. Beh, un int non intenzionale diventa un game ender, molto importante. Beh sì, mentalmente per gli avversari è micidiale, perché questo giocatore sta saltando in mezzo al nostro team con così tanta fiducia in se stesso. Che cosa stanno facendo? E si spaventano. Beh, vediamo un attimino anche quello che è il nostro key player of the game. Ed è proprio lui, è proprio Genax. Beh, parliamo della vostra prossima partita a questo punto. Pensate di poter vincere anche domani come avete fatto oggi? Penso sì che i Mad Lions siano un avversario difficile, ma possiamo affrontarli e sconfiggerli. Voglio fare leva su Armut perché la sua champion pool non è grande come la mia e quindi ho tante sorprese pronte per domani per giocare contro di loro. Ah, un po' di teasing, ok. Mad Lions domani contro SK, grazie mille per esserti unito a noi in questa intervista e torniamo a questo punto al nostro caster desk virtuale, dove siamo quindi pronti alle sorprese dopo il guanto di sfida lanciato sulla corsia superiore. Armut non ha una champion pool bella grande come la mia. Genax, parole forti ma backuppate dai dati. Effettivamente Genax si sta dimostrando un top laner sempre più completo, sempre più efficiente, sempre più efficace, anche capace di vincere le inning phase in cui non dico dovresti soffrire, ma dovresti finire almeno alla pari. Beh, signore e signori, adesso noi ci prendiamo una breve pausa e torniamo fra pochissimo per il secondo game di questa giornata di LEC.